Ciao, sono Carmen Panepinto e sono Miss Universo Italia del 2023. Rappresenterò l'Italia nella prossima finale a El Salvador. Percorso verso Miss Universo in realtà è iniziato un po' casualmente. La mia carriera è molto diversa, no? Nella vita normale sono ingegnere, quindi un po', diciamo, un altro campo e ho avuto esperienze passate in altri concorsi, però poi negli anni ho scoperto qual era la missione proprio di Miss Universo, che è quello di portare un messaggio. E quindi poi negli anni mi sono appassionata, ho sempre seguito tutte quante le finali e finché alla fine ho deciso di partecipare, eccomi qui. I miei colleghi ingegneri non se l'aspettavano assolutamente, però erano tutti quanti felicemente sorpresi che un ingegnere andasse a rappresentare l'Italia a un concorso come Miss Universe. Ho fatto una triennale in ingegneria elettronica, sempre all'Università di Pisa. Adesso faccio la magistrale si chiama Bionics Engineering e la mia specializzazione è in biorobotica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sono al secondo anno della magistrale, mi manca un semestre, poi la tesi ed eventualmente il dottorato vorrei fare. La preparazione è molto molto intensa. Da quando sono stata eletta alla partenza sono circa 3 settimane. Mi sto dedicando appieno alla preparazione e poi riprenderò gli studi via via. Gli esami saranno a gennaio, quindi ho abbastanza tempo, insomma, per fare entrambe le cose. Mi sento proprio onorata, molto orgogliosa di poter rappresentare il mio paese, ma soprattutto molto onorata di essere stata scelta principalmente per quello che porto come missione, piuttosto per come appaio dall'esterno. Penso che ognuno di noi è unico a modo suo. Nel mio caso, tutta la mia esperienza da quando sono nata, poi ho fatto un sacco di viaggi, ho visto diverse culture, ho imparato tante cose. Più il mio percorso nella mia carriera, il fatto che parlo diverse lingue, mi abbia portato verso questa strada nella quale posso esprimere al meglio la mia missione, che è quella dell'empowerment delle donne in campo STEM. Io stessa mi sono posta il problema di quanto sarebbe stato difficile intraprendere una carriera in questi campi dove siamo veramente poche. Io mi ricordo il primo giorno di lezione della triennale, appunto ingegneria elettronica. Sono entrata in quest'aula, eravamo in 120 ed eravamo 4 ragazze, quindi veramente in quel momento il timore, ho detto ok, dove sono? È veramente la cosa giusta per me, mi sento un po' un pesce fuor d'acqua. Io stessa, quindi essendo ingegnere, so quanto è difficile essere una donna in questo campo, quindi il mio obiettivo è quello di ispirare più ragazze a intraprendere carriere in questi campi, nonostante siamo in minoranza, perché molto spesso magari uno è intimorito. Penso che il campo STEM, quindi tutte queste materie scientifiche, siano alla base del futuro e alla base per uno sviluppo sostenibile per il futuro. Quindi penso sia molto importante avere più persone appassionate che intraprendono carriere di questo genere. Ho avuto l'opportunità di fare tanti viaggi in paesi molto diversi, culturalmente, socialmente, quindi penso che proprio l'esperienza della finale mondiale a Miss Universo arricchirà ancora di più questo mio bagaglio di conoscere culture e persone da background diversi. Quest'anno a Miss Universo ci saranno Miss Paesi Bassi e Miss Portogallo, che sono donne transgender. Stiamo avendo un sacco di cambiamenti grazie al cambio della nuova presidente, che è lei stessa una donna transgender thailandese. Tutti questi cambiamenti in positivo, che non sono solo l'inclusività verso le persone transgender, ma anche l'aggiunta della possibilità di avere donne sposate oppure donne con bambini, avere inclusività anche in concorsi come questi, penso rispecchi quella che è la società attuale. C'è un sacco da fare, ci sono corsi di portamento, così come corsi di self make up, poi gli abiti su misura dallo stilista ufficiale. Prima della finale stessa, quest'anno il 14 novembre, che tra l'altro sarà anche il giorno del mio compleanno, ci sarà l'intervista che verrà fatta con la giuria, in cui vengono fatte in realtà diversi tipi di domande, non solo sulla tua missione, di cui noi abbiamo già in realtà un po' parlato in un questionario che abbiamo inviato, però ti vengono anche fatte domande di cultura generale, cercano di fare delle domande un po' challenging per metterti in difficoltà e vedere come reagisci, se sai parlare, se sai motivare, ispirare altre persone. Le altre valutazioni, a parte il 50% dell'intervista, sono la gara con l'abito da sera, in cui ci sarà una semifinale e una finale, e poi la gara in costume da bagno, che verrà fornito da loro, quindi saranno dei costumi da bagno diversi. La gara in abito da sera, sono molto molto emozionata quest'anno perché mi stanno facendo 2 abiti su misura bellissimi, di cui uno ispirato a una delle cause sociali che sto portando, che è lo sviluppo sostenibile. Più
il campo ecologico piuttosto che l'empowerment delle donne. Tra poco vi potrò dare più informazioni, però è molto bello, proprio rappresenta uno dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite del 2030. Il secondo abito l'abbiamo un po' realizzato insieme, un po' di idee dallo stilista Erasmo Fiorentini, un po' da me, ci stiamo un po' mettendo d'accordo per realizzare questo secondo abito. Un'altra valutazione che viene fatta, oltre al costume da bagno e i due abiti da sera, è il costume nazionale. Rappresenterà l'Italia, però dal punto di vista della scienza. Partirà dall'idea del sole, che rappresenta sia in parte l'Italia, perché è il paese del sole, ma anche il fatto che Leonardo da Vinci, scienziato inventore italiano, è stato il primo a rendersi conto che non era il sole che gira intorno alla Terra, ma è la Terra che gira intorno al sole. L'abito avrà, diciamo, delle parti, ognuna delle quali rappresenta un'epoca storica tramite la scienza, e ognuna di queste epoche storiche ha una donna scienziata italiana come guida per rappresentare quell'epoca. Per esempio, un'epoca è rappresentata da Rita Levi Montalcini, che ha vinto il premio Nobel per la neuromedicina, quindi ci sono dei neuroni stilizzati rappresentati sopra. La finale è sempre più vicina, sono ancora tante cose da fare. L'Italia non ha mai vinto in tutti questi anni, quindi ecco, sarebbe veramente bello. Si pensa che sia un concorso di bellezza e basta, invece non lo è. Bisogna portare una causa, portare una missione, e si viene valutati principalmente su quello e su quanto si riesce a far interagire le persone tramite la propria missione.